Fausto Birigazzi. Sì, allora, grazie a Gianni Ugolini, che è un fotografo straordinario qui di Firenze, che ha visto uno dei spettacoli che abbiamo organizzato per AIGEM, Associazione Italiana Genetica Medica, ha detto: mi piace il tuo progetto, facciamo qualcosa insieme. Così è nata l'idea di questo calendario, il calendario delle sfide, che vuole sottolineare in maniera simpatica e autoironica il fatto appunto della sfida quotidiana che le persone malate devono affrontare. Infatti questo calendario ritrae testimonial, che sono personaggi famosi, alle prese una sfida svantaggiata o comunque buffa. Per esempio c'è lo chef dell'enoteca Pinchiorri che tenta di rubare il fumo alle schiacciate, oppure abbiamo Marco Vighi, lo scrittore, che tenta di battere a macchina quei guantoni da box, oppure abbiamo gli attori del Ciclone, Sergio Forconi, che praticamente con un suo amico tentano di mungere un guanto facendo uscire il latte, un guanto di lattice, questo appunto. Insomma, abbiamo tantissimi testimoni, tantissime sfide, e speriamo di poter acquistare con questo, con i proventi di questo calendario, un sequenziatore elettronico di ultima generazione che verrà dato all'ospedale San Martino di Genova, dove lavorano i ricercatori che finanziamo in questo progetto, che è un sequenziatore che permette di sequenziare più geni contemporaneamente per più pazienti e quindi velocizza molto l'attività di ricerca. Per questa volta abbiamo coinvolto 64 testimonial, come diceva Tommy, nell'ambito dello spettacolo, dello sport, della musica, dove hanno prestato la loro opera totalmente in maniera gratuita e con grande entusiasmo e grande solidarietà con noi. Una cosa importante che devo dire è che, contrariamente ad altre situazioni, l'ironia e la sfida in queste foto viene praticamente fuori. Ed ogni quadro rappresenta una specie di piccola esperienza all'interno di questo grande lavoro, che è durato 2 anni peraltro, e si corona in questa bellissima location del Palazzo di Parte Guelfa con questi 27 pannelli che potete vedere. Sono scene curiose, anche complesse, no, da riprendere. C'è qualche A questo punto ci vede in evidenza l'aspetto tecnico della questione. Questo calendario, oltre a Fausto, che sarà molto più bravo di me a spiegarlo, però c'è il suo
per avere... Veramente incredibile, ci siamo conosciuti in piscina dove lui era in una corsia, io in un'altra, si arriva a un certo punto e ci troviamo insieme ad arrivare a toccare il bordo insieme. Chi sei? Non sei? Ah, qui, là, sai, io sono un avvocato, fu questo. Però l'energia delle persone non c'è bisogno di scoprirla attraverso anni di amicizia, ti arriva immediatamente, ti arriva come un treno in volata. E questa è stata l'esperienza con Fausto e spero che sia stato anche lui nei miei confronti. Niente. E...